Gli esperti lo hanno già classificato come evento unico per il panorama artistico europeo. Il Kunsthaus Zurich, il museo della più importante città della Svizzera, rievoca fino al 30 gennaio 2011 la prima mostra mai allestita dal grande Pablo Picasso in un museo. Nel 1932 fu lo stesso pittore spagnolo a curare la sua prima retrospettiva mondiale. La sua decisione di scegliere personalmente le opere da esporre rappresentò una specie di rivoluzione nel mondo artistico. La mostra del 1932 comprendeva 225 tra i dipinti più importanti del grande maestro. Ora come allora vi è rappresentata ogni fase del suo itinerario artistico in continuo movimento. La fase blu, il periodo rosa, il salto al cubismo e le creazioni surrealistiche. L'odierno omaggio del Kunsthaus di Zurigo ricostruisce il profilo di quella retrospettiva soggettiva con una settantina di opere provenienti da famose collezioni private e museali d'Europa ed oltreoceano. Ricostruendo questa mostra abbiamo provato soprattutto una cosa, di farvi vedere la concezione applicata da Picasso a quell'epoca. Vuol dire che lui stesso, guardando indietro, non è che abbia scelto uno sguardo, diciamo, oggettivo di storico d'arte, ma invece c'erano certi periodi della sua carriera che lì nel 1932 non lo interessavano più tanto. La mostra sta già richiamando a Zurigo appassionati da ogni parte del mondo. Zurigo Turismo propone un pacchetto interessante che consente agli amanti dell'arte di prenotare in un'unica soluzione l'ingresso al Kunsthaus e di pernottamenti in 13 hotel diversi. Basta cliccare sul sito www.zurich.com/Picasso. Dalla Puglia poi c'è sempre il volo diretto da Bari ad un prezzo assolutamente accessibile.